tutti sappiamo che l'intelligenza artificiale dal rischio di creare, diciamo, nuovi focolai di crisi, come sempre quando c'è una tecnologia che crea un vantaggio competitivo fondamentale, fino all'impatto nel mercato del lavoro, fino all'impatto che può avere sulle democrazie, è una tecnologia che rischia di cambiare completamente le nostre società, e quindi è qualcosa su cui, a partire dalle Nazioni Unite, che dovrebbe essere il luogo nel quale si arriva a una soluzione condivisa, occorre continuare a lavorare. L'Italia ha fatto la sua parte, lei avrà visto i nostri, diciamo, outcomes, le nostre, i risultati del nostro G7, abbiamo lavorato soprattutto sulla capacità delle aziende che sviluppano l'intelligenza artificiale di aderire volontariamente, no, a un codice di condotta che era stato preventivamente stabilito nel G7 a guida giapponese, e abbiamo immaginato un logo che consente anche al consumatore di riconoscere che cosa sta usando quando usa l'intelligenza artificiale, così come la nostra ministeriale sul lavoro, come lei sa, è concentrata particolarmente sull'impatto nel mercato del lavoro. C'è un piano d'azione che abbiamo messo insieme con i paesi del G7, quindi noi la nostra parte la stiamo facendo. Chiaramente bisogna, non possiamo risolverlo da soli, bisogna allargare il più possibile il fronte. Presidente, è possibile una domanda?